in comunione dei comuni del Val di Sieri e del Val d'Arno, abbiamo 5 impianti a biomasse. Uno è proprio nel comune di Rufina, biomasse legnose, legno vergine ovviamente, e sono piante che riforniscono per il termico sanitario circa 95 appartamenti, la piccola frazione di Pomino, poi ne abbiamo una a Rincine che serve per il complesso forestale demaniale regionale, poi ce n'è una a Reggello che riscalda l'abbazia di Vallombrosa, poi ce n'è uno a Castagno de Andrea, in comune di San Gaudenzio, e anche lì sono 85ina di famiglie. Questi sono progetti, diciamo, portati avanti dalla Regione Toscana, finanziati a metà tra l'Unione dei Comuni, contributo regionale e comuni aderenti. Sono progetti pilota che stanno dando notevole soddisfazione perché hanno risolto il problema di piccole frazioni dove non c'era il gas. Quindi la risorsa, il teleriscaldamento, così come l'abbiamo impostato con la biomassa legnosa, proveniente dai boschi dell'intorno, insomma, è una buona risorsa.